c'era nulla, non c'era, non siete riusciti proprio a mandare che abbiamo dietro. Cesare! Noi porteremo alto il nome della Sicilia, lo faremo con tanto orgoglio, lo faremo con tutto il nostro sentimento, perché sicuramente Cesare Cervigliaro, al di là di amici, al di là di ogni cosa, è un ragazzo che trasmette messaggi con le sue canzoni, è un ragazzo che trasmette passione, e quindi è questo quello che voglio far passare di Cesare, un Cesare che prima di ogni cosa è un trasmettitore di messaggi sociali e poi è un cantante e poi è un artista. Un grazie di cuore va anche al papà di Cesare, Antonella, la mamma, hanno permesso veramente di realizzare queste cose. Sapete quanta fatica, quanto tempo speso, ma perché ci hanno creduto e ci credono, e quindi è da premiarvi. E sicuramente un grazie va al nostro Cesare Cervigliaro. Adesso il sindaco ci dà qualche cosa. Grazie mille a tutti quanti per essere qui. Cosa? Ecco, li vogliamo dare. Io volevo stasera essere, siamo in famiglia, però è giusto dare dei numeri, è giusto dare dei dati. Allora, attualmente il video di Cesare ha raggiunto il record del Mediaset perché ha superato le 15.000 visualizzazioni nel giro di 3 giorni. Oltre avere superato le 15.000 visualizzazioni nella sua pagina ufficiale, quindi la pagina di Cesare che è Joker Style, la ricordiamo, ha superato dei numeri straordinari. In questo momento nella classifica nazionale delle pagine di Facebook la sua pagina è veramente in alto, ma soprattutto Maria De Filippi in un Twitter che ha fatto qualche giorno fa ha definito Cesare il più piccolo allievo della scuola amici, perché lui fa 18 anni giovedì, quindi noi festeggiamo due cose stasera: il suo ingresso in amici e il suo 18° compleanno. Credetemi, non se l'aspettava. Io ho fatto finta veramente di stare male, addirittura ci siamo inventati un colpo di diarrea cronica, l'abbiamo dovuto inventare anche questa cosa e purtroppo, però ci siamo riusciti, perché credetemi, non se l'aspettava. Dicevo, i numeri sono straordinari. Il Giornale Sicilia ha dedicato mezza pagina l'altro giorno, domani usciranno tantissimi articoli in tantissime testate e ne sentirete parlare di Cesare, perché sicuramente questi numeri sono importanti, ma ripeto, al di là del fatto che arriverà in alto, in finale, non arriverà in finale, il fatto stesso che su 17.000 persone, questo lo voglio ricordare con un pizzico di orgoglio, 17.000 persone è riuscito a entrare nella rosa dei 27, questo già è comunque un successo. Comunque vada, Cesare, noi siamo felici di te, questo ricordatelo per sempre. È giusto, è doveroso, ripeto, dare la parola al primo cittadino che è il dottor Battaglia, e lo ringrazio di vero cuore da parte di tutto lo staff di Cesare, da parte della famiglia di Cesare, perché sicuramente, come dire, non è facile trovare un sindaco che lo chiamo, ma soprattutto è stata anche un'iniziativa di questa amministrazione comunale, e organizzare in poche ore qualcosa che comunque già avevano preparato, quindi questa è una cosa per me importante da dire, quindi grazie sindaco, a lei la parola. Grazie a te, Cesare. Grazie a Cesare, di Cesare parleremo. Io volevo parlare invece della telefonata che ho ricevuto due giorni, domenica sera. Domenica a pranzo. Domenica a pranzo fu una brutta giornata per me in tutti i sensi, perché venivo da una riunione con altri sindaci per problemi di rifiuti, problemi di idrici e quant'altro. Quando mi arrivò questa telefonata, non conoscevo il numero, pensavo fosse un altro problema relativo. Quindi devo dire che la risposta non è stata come al solito, la mia gioia era un po' attristita dal pensiero che dovevo riprendere discorsi, diciamo, critici per la nostra comunità. Invece, questo lampo di gioia, diciamo, quando Ismaele si presentò, mi disse: sono il nuovo impresario, responsabile della comunicazione di un vostro concittadino, che io avevo saputo qualche giorno prima di questa, o il giorno prima di questa bellissima notizia, che Cesare, lo chiamate Cesare, Giuseppe, poi vedremo Cesare, Cesare è riuscito a inserirsi tra i finalisti, diciamo, della manifestazione di questa trasmissione di Amici. E quindi quando mi propose questa cosa è ovvio che non potevo dire di no. Dopo quella telefonata ho pensato
alle tante telefonate che mi ha fatto il papà Luigi, ma non ora, nei tempi, anche quando era assessore, e mi faceva rendere partecipe di tutti i successi, piccoli, grandi, che ho pensato alla passione, ai sacrifici e a quel messaggio che mi voleva dare suo padre continuamente, perché orgoglioso che era suo figlio, ma sicuramente certo del talento. Ma comunque vada, non voglio fare una cosa che sarà un successo, per te è sicuramente una vittoria, perché arrivare dove sei arrivato, e ritengo, senza raccomandazioni, senza... Lo so. Ne sono certo. E sono uno della mia sinistra, Santi Genovese, grande Santi, e nella sua manifestazione, il nostro d'argento, che ha dato la possibilità di iniziare questa, e l'ho data nella, quindi complimenti anche a te, e anche ad Angelo Arduino, che è il direttore di CBM, che è una persona che... Voglio concludere, noi ti seguiremo passo dopo passo, ti invito ufficialmente sin da ora a scrivere, a pensare un inno che noi lo renderemo istituzionale come l'inno dell'estate di Campo Felice. Te lo chiedo davanti ai nostri concittadini, ti invito a farlo, nei mesi saranno tanti, perché tu sarai là fino alla finale, se non ne sono convinto. Spegnere la luce! E stanno di Campo Felice. E concludo, io ti voglio portare il ringraziamento mio e di tutta la città, dell'amministrazione tutta. Siamo orgogliosi, sicuramente ti seguiremo, voteremo per te, vedrò se possiamo farlo nel link ufficiale del comune, di creare uno spazio per te, e lo faremo, e ti seguiremo in diretta, lo faremo seguire non solo a Campo Felice ma anche ai nostri concittadini. Scusa, che cosa cercando? No, che c'è? Una tassa IMU. Ti vuole fare pagare l'immondizia? A proposito del link ufficiale, tra oggi e tra domani e dopodomani ci sarà il sito ufficiale di Cesare. Lì noi veicoleremo tutti i messaggi, poi abbiamo veramente bisogno di voi. Vi faccio un esempio molto pratico, un paese qua vicino, Misilmeri. Miriam di Pisa ha vinto Iocanto qualche settimana fa, grazie all'appoggio dei misilmeresi, io veicolerò i messaggi, creeremo un gruppo ufficiale, vediamo come potrei fare, ci mettiamo davvero d'accordo, abbiamo bisogno di voi, faremo un link, ci inventeremo qualsiasi cosa e sono sicuro che ci riusciremo. L'altra sera sono arrivato in piazza, perché abbiamo fatto una cosa in modo ufficioso, c'era il consigliere Paccaro, che è qui presente, e ringrazio, che ci ha dato un buona mano a fare questa cosa così carina, e devo dire veramente che avete dato tantissima gioia, quindi ci inventiamo qualsiasi cosa. Io ringrazio anche dello staff della Rescalia, che è uno dei nostri collaboratori alla fotografia, ringrazio Giuseppe Terzo per essere venuto da Villa Abate, ringrazio il nostro carissimo amico, ricordami come ti chiami? Peppe Nicchitta, che è stato sempre presente. I ringraziamenti li faccio alla fine, sindaco Contini. Concludo che c'è una busta per te, no, quella di che c'è posto per te. Per dire la verità, abbiamo pensato, come c'era un altro nome, per non farlo vedere ci scrissimo un gioco. Comunque, noi abbiamo pensato questo, l'altra è la maglia di Amici. Ma prima che te la diano loro, abbiamo pensato di dartela noi. Penso che ti porti fortuna, e la maglia, mi hanno detto che non era anche un colore che tu mi avevi fatto del nostro colore, però. Cesare Ciacchigliani, Campo Felice di Procella e orgogliosa di te. E noi siamo davvero. Ora, poiché Cesare dopo domani compirà 18 anni, so che per gli artisti è un po' però noi abbiamo pensato di festeggiarlo pure, Luigi. Quindi abbiamo pensato di fare una torta per festeggiare i 18 anni.
di Cesare, se ce lo consentite, se non ce lo consentite, per noi stesso. Grazie. Io volevo ringraziare l'assessore, un attimo, no, ti sto chiamando, adesso vieni tu. No, no, Cesare, te lo dire, ora se vieni vieni pure tu. No, 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 caro Gigi, qua le tocca, vieni qua, avvicinati Gigi, avvicinati. Allora, io ringrazio anche l'assessore Parisi per la sua gentilezza e per la sua accortezza, e Cesare conclude in bellezza. Santi voleva dire anche qualcosa, Santi. Allora, intanto buonasera a tutti, io sono più emozionato di lui perché praticamente la prima volta che l'ho visto 2 anni e mezzo fa con suo papà avevamo già 3 anni e un mese e mezzo, ecco, perfetto. La prima volta che io ho incontrato Cesare è stato appunto con il suo papà e abbiamo messo insieme questo progetto che oggi ci ha portato fino a qua. Ma questo progetto è stato portato soprattutto dalla sua testardaggine. Voglio raccontare un aneddoto semplice. Praticamente è stato un anno e mezzo fa, lui dice che i sassolini delle scarpe si tolgono poi quando arriva il momento. Il nostro Cesare era impegnato in quel di Castrocaro e lui ha voluto fortemente, in quel negozio che aveva qui, in questa, ha detto: tu devi essere presente, perché io non dovevo partire. Allora lui mi ha fatto il biglietto per partire perché voleva che stessi vicino a Cesare, e da lì è iniziata tutta la trafila che ci ha portato qua. Perché c'è stato qualcuno che ha detto che era piccolo e non era pronto. Ora questo qualcuno, che spero che mi vedrà, non è tanto piccolo, c'ha 18 anni ed è già pronto, è arrivato. Allora, ancora arrivato no, perché l'appuntamento dallo signor sindaco è chiuso qua, non per quest'anno, ormai non ce la facciamo più, ma per l'anno prossimo sicuramente in quella città dei fiori ci sarà un posto anche per il nostro Cesare. Facciamo salutare il papà e poi conclude Cesare, e Cesare preparati perché ci devi salutare a modo tuo, e sai che cosa, anche cosa faccio di questo sicuramente, ora preparati anche quella cosa. Beh, io che devo dire, intanto grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini in questo periodo e quelli che ci hanno creduto come me, e basta, ora esiste solo lui, io non c'entro più, adesso c'è solo lui, dobbiamo aiutare lui, io ho fatto il mio lavoro, adesso Cesare, in bocca al lupo e astuta luce. Amici, cioè sì, perché sennò paghiamo assai, capito? Paghiamo assai. Io intanto sono senza parole veramente. Vi ringrazio tutti quanti dal mio cuore davvero profondo. Questa è la prima cosa. Poi non sono tanto a parlare, molto bravo a parlare, ma forse è meglio improvvisare, magari lo posso dire in questo modo, ma lasciamo stare. Tanto per darti una chicca. Stavo dicendo, no, a parte scherzi, non sono molto bravo a parlare, preferisco più i fatti. C'è stata una cosa brutta, molto negativa, che mi hanno detto più persone e io voglio sistemarla subito. Siccome io quando sono andato a fare provini di amici, primo, il secondo e il terzo, ho sempre scritto sul curriculum che sono di Campo Felice di Roccella e sono nato a Cefalù. Purtroppo, intanto, durante la trasmissione hanno detto che sono un paesino della provincia di Palermo. E poi ho saputo anche, ho visto con i miei occhi, che hanno scritto sul sito di Amici, sulla biografia, che sono di Cefalù. Forse, che so, sì, sono nato a Cefalù, ma non sono di Cefalù. Dobbiamo chiarire questa cosa, ma per andare io prenderò mai iscritto, mi vengo un attimo, devo tornare a 4 occhi, se ti devi occhiare 4 occhi perché sennò sono 6. E io dico, dobbiamo dire in trasmissione che io sono di Campo Felice di Roccella, anche perché se lo merito, bisogna dire. Preferisco cantare che parlare, però voglio ringraziare molte persone, abbiamo ringraziato, si può dire, la metà delle persone. Io intanto ringrazio Ismaele, anzi, in primis mio padre e Antonella. Ringrazio Santi,
che mi ha proprio mi ha aiutato, si può dire veramente, mi è sempre stato dietro e io lo ringrazio veramente, un applauso per favore a lui perché mi ha veramente nel cuore. Il sindaco, che non, sinceramente non me l'aspettavo, sinceramente. No, non lo aspettavo proprio, infatti sono ancora senza parole, ma lasciamo stare. Mi stanno chiedendo di fare un pezzettino di freestyle. Prima di fare il freestyle c'è un'altra persona, anzi due persone che devo ringraziare. Una è qua e l'altra purtroppo è a casa, mi dispiace davvero tanto. Una è mio zio Franco e l'altra è mia zia Maria. Questa è a casa. Comunque ringrazio però tutti quanti, davvero. Vi voglio davvero molto bene, grazie mille per tutto. Il freestyle. Lo sapete nelle parole niente fantasia, arriva lui con la sua fotografia, cellulare lascia stare se mi vuoi fotografare, andiamo dietro casa che ti voglio menare. No, scherzate. Volevo dire, no, davvero, grazie a tutti, vi voglio, concludo con vi voglio bene. Grazie. Allora Cesare, sei pronto? Attenzione così che non ci scappo tanto. Grazie, visto che porta fortuna, che la voglio pulire a voi stasera. Oh! Allora, attenzione! Pronto? Ma questa signora quanto ha lavorato al computer, alla sorella, veramente nottate intera a preparare il curriculum, a preparare, ma devo dire un'altra cosa, oltre che preparare per lui, lei è il direttore artistico dell'Astro d'Argento e prepara un sacco di cose per lui. L'ultima cosa, è stata il braccio destro di Virginia Barnes a Fiuggi al Cartagino 2013, dove noi abbiamo avuto lui che ha vinto la Stasi Curio, che ha avuto anche un altro vincitore, è vero Antonella? Sessione di Rigoboccio, un siciliano, una sicilia, un siciliano anche che ha vinto totalmente il Cartagino anche nella categoria esterna e in più nella categoria belli. Devo dire che la Sicilia ha fatto furore. Poi ci fu un siciliano, bellissimo, ci ha fatto molto piacere. Ciao, non siamo amici! Io spero che ci vedranno il coraggio di Alberto di Sanremo. Prenditelo il microfono, conservatelo, un applauso all'assessore Parisi per la torta spettacolare, bravo, assessore.